Paolo Bonolis accolto nel salotto televisivo di Mara Venier ha concesso ai microfoni di Domenica In, un'intervista divertente ma anche molto personale, aprendosi a delle precisazioni sul suo rapporto con la moglie Sonia Bruganelli, che spesso il gossip tira in ballo parlando di crisi. Nel corso della sua incursione in Rai, il popolare conduttore Mediaset è tornato ad affrontare un retroscena privato che ha alimentato i pettegolezzi sul suo matrimonio, menzionando la rivelazione fatta dall'opinionista alla corte di Alfonso Signorini, la quale ha ammesso di vivere in due appartamenti separati. Nel corso della lunga chiacchierata con la signora della Domenica, Bonolis con la sua consueta ironia ha parlato della sua vita privata, non sorvolando sul suo rapporto con la moglie, alla quale è sposato ormai da 20 anni. In particolare Paolo Bonolis ha spiegato qual è la verità, dopo le rivelazioni clamorose della Bruganelli sulla loro separazione in casa. Paolo Bonolis contro i pettegolezzi che parlano di crisi con Sonia Bruganelli nel precisare che lui e la moglie, insieme ai loro 3 figli condividono 2 appartamenti comunicanti, ha puntualizzato, mi moglie non se tiene un sorcio in bocca. Abbiamo solo preso l'appartamento accanto, abbiamo fatto una porta, perché Sonia ha il piacere di avere spazio tutto suo, una camera con bagno. Lei è lì con nostro figlio. Io sono di là con Adele e Silvia. Così il conduttore di Canale 5 ha smentito i pettegolezzi sulla crisi matrimoniale, che spesso circolano in rete e sulle riviste di gossip. Alla domanda della Venier su come reagisce ai gossip sul suo privato, Paolo Bonolis ha sdrammatizzato tirando in ballo la sua verve ironica, se è una fesseria non l'ascolto, non mi tocca ciò che dicono, per poi aggiungere, incalzato da Mara Venier che gli ha domandato, cosa gli rispondi ai pettegolezzi, il conduttore si è lasciato andare in un liberatorio, fatevi cazzo asterisco i vostri. Leggi anche, Barbara D'Urso sorprende il pubblico di Pomeriggio 5, non è mai successo prima, ha ignorato Romina Power. Ecco perché, dopo questa parentesi alquanto personale, l'ospite di Domenica In ha spiegato cosa pensa di sua moglie in TV, a ricoprire il ruolo di opinionista del GF VIP, e così Bonolis ha fatto una sviolinata a Sonia Bruganelli. È una splendida madre lei, si dedica molto ai figli. E sono stato fortunato ad averli avuti con lei. Dopo questo incipit Paolo Bonolis si è soffermato sul suo impiego alla corte di Signorini, lei ha peculiarità che sarebbe stato un peccato sprecare. È molto lucida, a esprimersi bene, sa leggere l'animo altrui e sa esprimersi bene. Leggi anche, Federico Fashion Style, dimagrimento devastante dopo la separazione, non ce la faccio più, ora vi racconto tutto.